Consigliera Lecci, Uber in Calabria ad oggi è un fallimento. Il servizio Uber, lanciato in Calabria in pompa magna qualche settimana fa dal presidente Occhiuto, ad oggi risulta un fallimento. Così, in una nota, il consigliere Ernesto Lecci sul malfunzionamento del servizio Uber in Calabria nel raccontare la sua esperienza. Ho voluto provare personalmente il servizio, prenotando un'auto Uber dall'aeroporto di Lamezia Terme, uno dei punti di partenza più frequentato dai turisti, citato non a caso anche nel video di lancio del servizio dello stesso presidente, per raggiungere Soverato. Ebbene, dopo diverse decine di minuti di prove e aggiornamenti della ricerca, l'app continuava a visualizzare un'unica soluzione, senza darmi però la possibilità di prenotare una macchina nelle vicinanze della mia posizione. Infatti, nella schermata continuava a essere riportato il tempo necessario per il tragitto, il costo del servizio, devo dire tra l'altro abbastanza caro, senza la possibilità di concludere effettivamente l'acquisto con l'arrivo di un'auto, perché non effettivamente disponibile. Alecci prosegue, non intendo fare polemiche sterili o strumentali, ma credo sia opportuno, prima di fare proclami e fuochi d'artificio su tutti i canali di comunicazione, verificare l'effettivo funzionamento dei servizi e i reali miglioramenti apportati da essi sui territori, magari nel medio periodo. Ad oggi Uber non funziona come immaginato e annunciato dal presidente Occhiuto e chissà quando questo servizio potrà essere veramente portato a regime. Probabilmente, prima di ricercare soluzioni dal forte appeal mediatico, poteva essere utile provare a potenziare il trasporto pubblico regionale e includere i taxi all'interno della piattaforma Uber, come succede in altre regioni, per aumentare la disponibilità di auto. Come per la maggior parte dei nostri corregionali, alla fine ho dovuto chiedere un passaggio a un amico per tornare a casa. Spero almeno che i turisti che giungono nella nostra regione abbiano più fortuna di me.